penso che è stata una bella vittoria e penso che la squadra ha fatto tutto il possibile. Siamo intrigati, abbiamo conseguito la vittoria e sono contento davvero. Squadra molto insidiosa, sappiamo com'è Monza, squadra molto forte, manca qualche elemento, però noi siamo stati bravi, concentrati fin dall'inizio, abbiamo imposto il nostro gioco fin dall'inizio e abbiamo portato a casa questi 3 punti importanti per noi e per la classifica. Siamo stati molto efficienti al servizio, li abbiamo tenuti staccati da rete, hanno giocato, diciamo, con palla alta, un po' palla scontata, però noi siamo stati bravi comunque a toccarli e a rigiocare e secondo me questa è stata la nostra forza questa sera. Abbiamo prima di tutto la vittoria e i 3 punti, perché in questo campionato non è mai scontato e quindi questo è l'aspetto più importante. Poi credo anche l'impatto della squadra sulla partita, perché le partite si sa che quando si impattano col favore del pronostico, anche se c'è la questione dell'infermeria, eccetera, eccetera. Comunque sono partite che se non si impattano bene, poi dopo si rincorre, ci si innervosisce e non si riesce a trovare il ritmo di gara. E credo che questo lo abbiamo fatto molto molto bene e poi abbiamo gestito bene anche la maturità di sapere che una squadra come Monza, soprattutto perché anche loro senza l'opposto titolare, che è un giocatore molto importante nella loro economia, non aveva niente da perdere, non solo, ma non avrebbe mollato e il terzo set lo ha dimostrato. Siamo stati lì, abbiamo trovato il momento per allungare e poi abbiamo gestito fino alla fine della partita. Quindi la squadra sta resistendo. Adesso dobbiamo ragionare giorno per giorno, non solo partita per partita. Continuiamo ad andare avanti senza guardare troppo, troppo in là, perché qua ogni giorno possono venire fuori delle sorprese. Noi ieri abbiamo avuto di nuovo un altro piccolo problema di quelli che in teoria sono quelli disponibili, poi siamo riusciti, anche lì stringendo i denti, comunque a recuperare, però insomma qua ogni giorno bisogna fare molta attenzione perché siamo veramente in una situazione particolare. Però credo che, ripeto, la squadra debba guardare a quello che ha. E quindi bene, bene per l'atteggiamento, bene per soprattutto la vittoria. Sicuramente abbiamo ripetuto un'ottima prestazione, molto, molto concreta dal punto di vista mentale, siamo stati molto aggressivi e quindi sono contento che siamo riusciti a migliorare qualche aspetto del gioco che ci era mancato un pochettino a Piacenza e dai, continuiamo a lavorare e cercare di resistere in questo momento che non è proprio dei più fortunati, però andiamo avanti, abbiamo tante partite da affrontare e si va. Mercoledì abbiamo la partita contro Maribor, vediamo di riposarci questa sera e di prepararla per bene, visto che siamo in testa al girone di Champions, anche quella è una competizione molto importante, purtroppo la Coppa Italia ci è sfuggita, ci rimane lo scudetto della Champions e dobbiamo concentrarci su quei due obiettivi assolutamente prioritari.